Oliver Martini e Alex Danielson si sono imposti nel primo round della Euro Series 3000, disputatosi sul circuito capitolino di Vallelunga. La serie della Coloni Motorsport, presentatasi al pubblico con un accattivante restyling aerodinamico, ha schierato in griglia 12 monoposto con 6 piloti stranieri. In gara 1, Martini, campione italiano di Formula 3 nel lontano 1997 e tornato alle corse lo scorso anno dopo oltre 7 primavere di astinenza, si è imposto al volante della sua Lola della RC Motorsport, beffando in partenza Rigon e Danielson. Lo svedese, campione 2006 della World Series, è rimasto fermo sulla griglia per poi rimontare fino alla sesta piazza finale, mentre Rigon è riuscito a conquistare una buona piazza d'onore davanti ai due esordienti brasiliani Nunes e Razia. In gara 2, dopo la sfortunata parentesi di gara 1, Danielson non ha voluto perdere altro tempo per proporsi al vertice delle classifiche e ha subito approfittato della posizione di partenza favorevole, date le prime 8 posizioni invertite in griglia, per tenersi dietro Rigon e Martini, scattati dalla quarta fila. Al via, Sébastien Merchant e Mehdi Bennani, entrambi del team Elke, hanno lasciato strada al sorprendente 18enne carioca Luis Razia, che ha battagliato con Danielson per la leadership, abdicando solo in seguito al drive-thru inflittogli dalla direzione gara per partenza anticipata. Senza ostacoli, lo svedese di Catella ha poi mantenuto il comando fin sotto la bandiera a scacchi, seguito nell'ordine da Rigon, Martini e dal sorprendente bulgaro Vladimir Arabaziev. Enzo Coloni, patron della Euro Series 3000. Qui a Vallelunga parte l'edizione 2007. Enzo, come stanno andando le cose? Io direi benissimo, anzi sono molto contento perché nonostante il ritardo che abbiamo avuto, praticamente siamo partiti solo la scorsa settimana per le vicende del motore, di conseguenza sono molto contento che tutte le macchine hanno fatto la loro gara. È stata una bella anche gara per due italiani davanti. Bene, è andato tutto bene, la gente è contenta, è stato un bello spettacolo. Bene, la domanda ovvia è ovviamente volta all'impiego nella categoria di un certo Alex Danielson, lo svedese campione lo scorso anno nella World Series by Renault. Ma il problema, vede, è una domanda che mi hanno posto in molti, è perché ci sono 8 stranieri, perché c'è Danielson. Io credo che la risposta è molto semplice. E la domenica scorsa un pilota della Formula 3000, il campione della Formula 3000 Luca Filippi, ha vinto la GP2. Un pilota della Formula 3000 Marco Buonanomi è arrivato terzo a Monza nella World Series. Un pilota della Formula 3000, il campione dello scorso anno Ricci, è arrivato sesto nella Formula Atlantic. Credo che la risposta sia questa. Sulla griglia si può lavorare ancora però? No, la griglia adesso a Misano stanno montando due macchine, che avevamo gli altri motori su, e perciò a Misano saranno anche altre due macchine. È finita per la concomitanza anche con la 1GP, ci sono alcuni team che devono entrare, tipo Ghinzani e Astromega, che devono finire la 1, perciò non so se per Misano riusciranno a sistemarsi, ma per l'Ungheria saranno tutti due, sicuro, 100%. Ci arriveremo altre 4-6 macchine. Che futuro prevedi per la tua Formula 3000? Di lavorare bene e portare dei buoni piloti, come adesso il campione brasiliano di Formula 3, Danielson, il campione della World Series, tutta questa gente interessata, e anche mi piacerebbe molto che qualche italiano, come sta succedendo con Rigone, con Martini, riescano a mantenere una buona qualità, perché anche nelle prove che Rigone stia davanti a Danielson credo che è un buon confronto. Soprattutto per i piloti, perché noi per i piloti italiani credo che abbiamo fatto tanto. L'ultimo della serie è stato Pantano, aiutato da noi a Fisichella per la GP2. Se arriva qualche pilota veloce eccetera, credo che sia Fisichella, se noi siamo interessati anche per metterlo. Stiamo facendo correre Pizzonia, perciò se c'è un pilota italiano all'altezza, il buon Pantano si è sistemato adesso in Spagna, ha delle buone chance, ma grazie all'aiuto che è stato dato anche da noi, no? Perciò credo che noi, se qualche italiano viene a categoria e si forma bene, viene sistemato bene, come sono sistemati questi, sono ben lieto. Abbiamo
sposato la causa di investire su un pilota molto giovane, di belle speranze, un pilota che ha dimostrato anche alla sua prima uscita con pochissimo allenamento di essere un pilota concreto, di essere un pilota che non fa errori. Gli manca la velocità solo perché gli manca l'esperienza. Ha avuto a che fare con tre piloti che si sono piazzati davanti a lui, che hanno molto più esperienza sia con la macchina che esperienza internazionale. Lui viene da un campionato sudamericano, vincitore del campionato sudamericano, che non ha sicuramente la possibilità di esprimersi come classe di altissimo livello internazionale. Quindi viene un po' da un campionato locale, da una serie locale, e si presenta sulla scena europea e italiana. Noi pensiamo che cresceremo con questo pilota, e anche se non ci ha abituato così alla prima uscita a vincere come lo hanno fatto i nostri piloti del passato, per il momento ci va bene così.